Sito inquinato di Bussi, Luciano Di Tizio, come mai si è arrivati al processo d'appello? Ma i pubblici ministeri avevano fatto ricorso in Cassazione saltando l'appello e chiedendo l'annullamento di parte della sentenza. La Cassazione ha ritenuto che invece il processo dovesse andare in appello e ha rinviato gli atti alla Corte dell'Aquila. Processo che andrà avanti in maniera spedita, così sembra almeno. Ma alla prima udienza è stata rigettata una richiesta degli avvocati che chiedevano un rinvio, gli avvocati della difesa che chiedevano un rinvio, e la Corte ha stabilito un calendario molto serrato che prevede udienze frequentissime in gennaio con la sentenza prevista a fine mese, il 31 massimo il 1 di febbraio. E se il calendario verrà rispettato, nulla fa pensare che non sia così, dovremmo arrivare alla sentenza di appello nel giro di poco più di un mese e mezzo ormai. Qual è il pensiero del WWF su questa vicenda e su questo processo in particolare? Ma sul processo ci sarebbe tanto da dire, sapete tutti, sanno tutti i telespettatori quello che è successo, le polemiche che ci sono state e che sono ancora in corso. Noi nonostante tutto come WWF siamo parte civile in questo processo e continuiamo a credere nella giustizia, ci crediamo e confidiamo che la giustizia alla fine trionferà. Certamente ci sono dei punti oscuri che andranno chiariti in tutta questa faccenda, ci auguriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. E il processo d'appello è una tappa importante. La fiducia ce l'abbiamo, certo, quello che è successo finora è stato abbastanza amaro, perché rimane un discorso fondamentale, al di là dello stabilire i colpevoli, se ci sono o non ci sono colpevoli o qualunque altra cosa, la cosa più importante resta la bonifica, che dovrebbe restituire all'Abruzzo dei territori incontaminati, e su questa veramente siamo ancora all'anno zero.